a tutti, in questo video spiegheremo il programma NTC 2008 che ci permette proprio di calcolare gli spettri di risposta. Adesso clicchiamo proprio su quest'icona, si aprirà proprio il file, questo file si scarica tramite internet proprio sul sito dei lavori pubblici oppure digitando proprio spettri NTC 2008. Questo programma ci permette proprio di calcolare gli spettri di risposta sia per le componenti verticali che per le componenti orizzontali per tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la progettazione e la redazione degli spettri di risposta, il programma lo suddivide in tre fasi. La prima fase è l'individuazione della pericolosità del sito, la seconda fase è la scelta della strategia di progettazione e la terza fase è la determinazione delle azioni di progetto. Quindi, in questo caso, iniziamo con la prima fase. La prima fase è proprio l'individuazione della pericolosità del sito. Allora, quindi a questo punto dobbiamo proprio ricercare il sito in cui dovrà sorgere la nostra costruzione. Lo possiamo ricercare inserendo delle coordinate, quindi latitudine e longitudine, oppure facciamo una semplice ricerca per il comune. Quindi clicchiamo proprio sulla nostra regione interessata, sempre regione Campania, la provincia, ad esempio Napoli, e il comune, comune di Acerra. Quindi a questo punto abbiamo individuato la zona in cui dovrà sorgere proprio la nostra costruzione. Quindi andiamo alla seconda fase. La seconda fase è la scelta della stratigrafia di progettazione. Dobbiamo inserire la vita nominale, il coefficiente d'uso della costruzione e anche il periodo di riferimento della costruzione in anni. Allora, per quanto riguarda la vita nominale della costruzione, vi con N, cliccando info possiamo vedere la vita nominale della nostra struttura che andremo a realizzare. Si tratta di una struttura ordinaria, quindi civile abitazione o opere e infrastrutture diche di dimensioni contenute, la vita nominale è proprio pari a V con N è pari a 50 anni. Per le grandi opere, ponti o infrastrutture è maggiore di 100 anni. Quindi a questo punto scegliamo la vita nominale, ad esempio facciamo 100 anni, e dobbiamo determinare il coefficiente d'uso della costruzione. Quindi cliccando il tasto info, il coefficiente d'uso viene determinato in base alle classi d'uso, che si dividono in quattro classi: classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Quindi a questo punto, vedendo la descrizione della prima classe, nella prima classe ricadono costruzioni con presenza occasionale di persone, nella seconda costruzioni in cui si prevedono normali affollamenti, classe 3 in cui si prevedono affollamenti significativi, classe 4 costruzioni con funzioni pubbliche. Quindi a questo punto, in base alla classe d'uso che ricade il nostro edificio, possiamo ricavare il coefficiente d'uso. Ad esempio, se siamo nella classe 3 sarà 1,5. Quindi clicchiamo su indietro e sarà proprio 1,5. Quindi a questo punto passiamo alla terza fase, la determinazione proprio dell'azione di progetto. Quindi a questo punto dobbiamo definire lo stato limite, che potrebbe, lo andiamo sempre a definire con i riferimenti normativi dell'NTC 2008, e quindi lo stato limite può essere di esercizio o lo stato limite ultimo. Quindi facciamo lo stato limite della vita. Quindi a questo punto dobbiamo definire la categoria di sottosuolo. Clicchiamo sulla
su info e decidiamo e vediamo dove rientra la nostra categoria di sottosuolo in cui dovrà sorgere il nostro edificio, ad esempio classe A, classe B, classe C, classe D o classe E. E poi dobbiamo vedere anche la caratteristica topografica, che ci sono quattro categorie, come vediamo, sono T con 1, T con 2, T con 3 e T con 4. Scegliamo quindi la categoria in cui ricade il nostro edificio e la categoria anche topografica, ad esempio D e T con 2. Quindi a questo punto dobbiamo anche decidere se il nostro edificio è regolare in altezza o meno. Se non è regolare in altezza, mettiamo no, altrimenti mettiamo sì. Poi a questo punto possiamo ricavare proprio gli spettri di risposta sia per la componente orizzontale che per la componente verticale. Quindi con questo concludo dicendo che tramite NTC 2008 possiamo ricavare gli spettri di progetto sia per le componenti verticali che per le componenti orizzontali. E per questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Ci vediamo al prossimo video.